Il 600, cioè il XVII secolo, il ribaltamento dei rapporti di forza nord-sud Europa. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo fermati alla fine dello scorso anno. Dove ci eravamo fermati? A che data? Almeno 1659, pace dei Pirenei, conclusione definitiva della guerra dei Trent'anni con la sua appendice bilaterale tra Regno di Francia e Regno di Spagna. La pace dei Pirenei 1559, però anche conclusione di quel lunghissimo ciclo di guerre per l'egemonia europea cominciate nella prima metà del Cinquecento, vi ricordate, con Carlo V, poi con Filippo II, poi con Ferdinando I, tutti Asburgo, no? Tentativo asburgico di ristabilire un'autorità imperiale sull'Europa occidentale, che però alla fine viene sconfitto. Quindi eravamo già entrati nel 600, ma soltanto per un aspetto, cioè soltanto relativamente un aspetto significativo, tristemente significativo, ma comunque soltanto per la guerra dei Trent'anni. No, vi ricordate? 1618-1648, pace di Vestfalia, poi però continua tra Regno di Spagna e Regno di Francia e poi si conclude nel 1659 con la pace dei Pirenei e con la nuova egemonia del Regno di Francia. Bene, adesso dobbiamo invece esaminare il 600 in tutti i suoi diversi aspetti. Allora possiamo dire innanzitutto che è un secolo cruciale perché segna il passaggio dall'età rinascimentale, dall'epoca umanistico-rinascimentale 400-500 all'età moderna, che poi sfocia nell'età contemporanea e nella nostra attualità. Quindi ci avviciniamo sempre di più a noi, ma appunto, questo vuol dire che nel corso del 600, in particolare nel nord Europa, nei paesi Svezia, Paesi Bassi, nord della Francia, alcune aree nord occidentali della Germania, l'Inghilterra, soprattutto l'Inghilterra, in questi paesi, in queste aree, emergono le caratteristiche della modernità, a livello economico, a livello sociale, politico, adesso, culturale. In particolare adesso affronteremo l'aspetto economico, quindi nasce il capitalismo moderno. Il capitalismo era già nato addirittura in basso medioevo, ma era appunto un capitalismo medievale, in un certo senso primitivo, fondamentalmente commerciale e finanziario. Adesso diventa soprattutto agricolo e industriale, quindi riguarda nel corso del 600 sempre di più i due settori economici fondamentali, il primario e il secondario cosiddetti, l'agricoltura e l'industria. E quindi poi vedremo assume caratteristiche nuove, appunto moderne. Come vi ho testé detto, cominciamo il nostro esame del 600 a partire dall'aspetto economico-sociale e innanzitutto con un dato di riferimento che è quello dell'andamento demografico. La popolazione europea alla fine del 500, ricordate che nel 500 era cresciuta, era
alla fine del 500 arriva intorno ai 90-100 milioni circa. Alla fine poi del 600 tocca un tetto tra i 100 e i 110, sono sempre stime molto approssimative. E cosa notiamo? Notiamo che sì, c'è una certa crescita, ma molto inferiore a quella precedente, perché nel 500 la popolazione era raddoppiata. E poi in realtà questa crescita apparente, perché se noi, cioè, no, questa crescita finale, meglio, questa crescita finale, no? In realtà è appunto l'esito conclusivo di un andamento molto diversificato. Innanzitutto un calo demografico intorno al 10% medio dei paesi mediterranei, quindi della penisola iberica, della penisola italica, dell'area comunque austriaco-danubiana, della Germania, Germania soprattutto anche per la devastazione della, no, della guerra dei trent'anni, le devastazioni della guerra dei trent'anni, quindi provocano un notevole aumento della mortalità. Diciamo, il calo demografico in questi paesi che vi ho citato, no? Nelle aree che vi ho citato, è fortissimo nella prima metà del 600, poi c'è una leggera ripresa. Invece nei paesi nordici c'è un rallentamento della crescita, ma c'è invece una crescita continua, in particolare in Inghilterra, addirittura oltre il 20%, ma anche nei Paesi Bassi, Svezia, nella Francia settentrionale. Quindi un andamento molto diversificato che già ci segnala che c'è un ribaltamento, perché un ribaltamento appunto tra la situazione del sud dell'Europa e la situazione del nord dell'Europa, perché in realtà nel basso medioevo, ancora nel Rinascimento, le aree di maggior sviluppo demografico, di maggiore crescita demografica, erano state quelle meridionali. E quindi in questo senso c'è un rovesciamento di andamento demografico che già ci rimanda a un rovesciamento di dinamica economica, di situazione economica. Ma prima di affrontare proprio il tema, in realtà adesso già lo tocchiamo, ma dobbiamo chiederci in particolare per il sud Europa quali furono le ragioni del calo demografico. Quindi innanzitutto vi fu un peggioramento climatico, cioè un relativo temporaneo abbassamento delle temperature medie, che naturalmente, come già era successo nel 300, vi ricordate, tra la fine del 200 e l'inizio del 300, l'abbassamento della temperatura media è un peggioramento climatico, diminuisce la produzione agricola. Quindi l'offerta di prodotti agricoli diminuisce anche a parità di domanda, ma forse ancora all'inizio, alla fine del 500, in realtà la domanda ancora è parzialmente in crescita, quindi i prezzi dei prodotti agricoli salgono, c'è un fenomeno di inflazione che si riverbera anche
sull'industria, perché? Perché ovviamente i redditi diminuiscono, c'è meno domanda, bisogna prima mangiare, quindi meno domanda di prodotti industriali, quindi c'è una situazione opposta, cioè la domanda diminuisce rispetto all'offerta, quindi i prezzi si abbassano, i profitti si riducono e dunque le industrie a loro volta si riducono, producono di meno e quindi hanno meno lavoratori, eccetera. Un'altra ragione è una ripresa delle epidemie, anche della peste, non a livello pandemico, ma appunto in alcune aree nel corso del 600 vi sono epidemie di peste. Una la conoscete avendo studiato i Promessi Sposi. Nel 1630-31 a Milano nella Lombardia, probabilmente a causa di un contagio venuto dalla Germania, ma attraverso i soldati, i famosi lanzichenecchi, che in Germania già c'erano stati focolai, perché gli eserciti, come ben sappiamo, gli eserciti che appunto percorrono in lungo e in largo la Germania durante la guerra dei Trent'anni, no, quello danese, probabilmente quello tedesco, quello austriaco, asburgico austro-tedesco, quello spagnolo, asburgico spagnolo, quello danese, quello svedese, poi quello francese, insomma gli eserciti sono proprio un veicolo, no, innanzitutto sono focolai perché ci sono tutti, e poi sono, no, un mezzo di trasporto dei batteri, dei virus, e quindi un fattore di diffusione delle infezioni, ma non solo una recrudescenza quindi della peste, ma anche no, le altre malattie infettive endemiche, il vaiolo, la difterite, il tifo, il colera. E quindi questo è un ulteriore fattore di aumento della mortalità. Dunque possiamo dire in generale che il calo demografico è dovuto, da questo punto di vista, a una diminuzione della mortalità, ma probabilmente anche della natalità. Perché? Perché nel momento in cui le famiglie si rendono conto che il reddito cala, ovviamente fare molti figli diventa un problema, vuol dire miseria. E allora che cosa fanno? Qual era, vi ricordate, ne avevamo già parlato l'anno scorso, qual era, diciamo, la principale tecnica, chiamiamola così, di controllo delle nascite nel periodo che stiamo considerando, ancora nel Medioevo, nel basso Medioevo? L'età matrimoniale. L'età in cui i genitori permettevano ai figli di sposarsi e quindi poi di avere figli, perché ovviamente fuori dal matrimonio poi certo succedeva, ma era proibito, non era ammesso. Dunque no, i genitori fanno sposare più tardi i figli, in maniera che ovviamente in meno tempo fanno meno figli, e così c'è in questo senso anche un abbassamento della natalità che contribuisce al calo demografico. Allora, quindi abbiamo già detto, adesso entrando proprio nel vivo invece dell'analisi economica, abbiamo già detto che entriamo in un periodo di recessione, almeno nel sud e in Germania, nel sud Europa e in Germania, entriamo in Germania soprattutto per il fattore guerra dei Trent'anni, devastazioni, distruzione, eccetera. Invece negli altri paesi
mediterranei per fattori invece proprio di tipo economico, si entra in recessione, addirittura in depressione, perché la diminuzione della produzione sia agricola che industriale dura anni. Vi ricordate, avevamo detto che la depressione è una diminuzione del prodotto che prolungata, per alcuni economisti sostengono almeno 5 anni. Quindi depressione economica, chiaramente, che è l'altra faccia della medaglia della depressione demografica al sud, ma anche questa depressione economica, oltre per i motivi che vi ho spiegato prima, perché i produttori dell'Europa meridionale subiscono sempre di più la concorrenza dei produttori dell'Europa settentrionale. E quindi, anche dal punto di vista economico, nel 600 i paesi settentrionali, quelli che vi avevo detto, citato prima, cioè Paesi Bassi, in parte la Svezia, soprattutto l'Inghilterra, in parte Francia nord-orientale, la Germania nord-occidentale, solo delle piccole aree, non gli interi paesi, Francia e Germania. Beh, in queste aree, soprattutto in Inghilterra, vi è una notevole invece crescita economica. Il 600 è un periodo di sviluppo. In parte la depressione del sud Europa, che significa comunque diminuzione della domanda complessiva, rallenta la crescita, anche la crescita economica e quindi anche quella demografica dei paesi nordici, però la rallenta soltanto e per un certo periodo, in particolare per gli anni quasi centrali del 600, per i decenni, cioè dal 1620 al 1660, cioè il periodo proprio di depressione. Poi dopo gli anni 60 comincia una ripresa anche nei paesi meridionali e invece uno sviluppo sempre più intenso nei paesi settentrionali. La crescita delle... Allora, ricordiamoci che anche a livello economico, fino al 600, ovvero nel 200, nel basso medioevo, nel rinascimento, le aree economiche più sviluppate erano la penisola italiana, in particolare il centro-nord, e i paesi bassi meridionali. Voi direte, ma abbiamo detto paesi... Sì, ma sono i paesi bassi settentrionali, cioè non l'attuale Belgio, ma gli attuali Paesi Bassi, che poi vengono comunemente chiamati Olanda, ma ci siamo intesi, no? Quindi, prima del 600, le aree più floride erano quelle dell'Italia centro-settentrionale e delle Fiandre, cioè dei Paesi Bassi meridionali. Adesso invece, sempre di più nel corso del 600, le aree economicamente più sviluppate, più avanzate, appunto diventano i Paesi Bassi settentrionali e in particolare ancora di più alla fine del secolo l'Inghilterra. E come vi dicevo, i mercanti inglesi, i mercanti olandesi esercitano una concorrenza sempre più spietata sui mercati europei, sugli stessi mercati degli ex paesi più sviluppati, tipo l'Italia. Certo, per esempio, la penisola italiana soffre del processo sempre più intenso di
atlantizzazione delle rotte commerciali mondiali. Perché ricordate che già i portoghesi già all'inizio del 400 iniziano, no, i loro viaggi di esplorazione e colonizzazione sulla costa atlantica dell'Africa, poi si arriva alla riscoperta del continente americano e quindi alla colonizzazione. Vi ricordate? Quindi atlantizzazione cosa vuol dire? Che mentre precedentemente era il Mediterraneo il crocevia dei traffici mondiali, soprattutto tra Europa e Asia, ma in parte anche Africa, quindi comunque no, il Mediterraneo è al centro. Adesso invece il crocevia diventa l'Atlantico. Quindi le città, in particolare le città marinare italiane, Genova, Venezia, ovviamente perdono una rendita di posizione. Cos'è una rendita di posizione? Un vantaggio economico che deriva dal semplice fatto di essere collocati in un luogo favorevole agli scambi commerciali o comunque alla produzione. Chiaro questo concetto, rendita di posizione. Però le navi olandesi e inglesi non fanno concorrenza a quelle veneziane e genovesi solo a livello mondiale, ma anche nel Mediterraneo, cioè riescono a sostituirsi progressivamente ai mercanti genovesi e veneziani anche nei traffici che rimangono legati alla navigazione nel Mar Mediterraneo. Perché inventano e costruiscono navi più maneggevoli, che dunque avevano bisogno di meno marinai, quindi erano i costi del commercio erano inferiori a quelli delle tradizionali navi veneziane e genovesi, che invece necessitavano di un equipaggio molto numeroso perché erano molto più difficili da manovrare. Dunque minori costi significava possibilità di vendere a un prezzo inferiore. E quindi le armi della concorrenza, le armi della competizione economica sono i prezzi bassi. Ma sì, dobbiamo anche aggiungere che i mercanti olandesi e inglesi riescono a, appunto, battere concorrenzialmente quelli delle Fiandre, quelli italiani, perché vendono per esempio pezzi di cotone, tessuti di cotone a un prezzo più basso, anche perché sono di qualità inferiore, ma avendo un prezzo più basso riescono a trovare una domanda da parte ovviamente delle classi meno abbienti, meno ricche, una domanda appunto, diciamo, non più di lusso, perché in realtà le produzioni italiane e le Fiandre erano soprattutto le produzioni, adesso stiamo parlando tessili di lana, erano soprattutto appunto panni di lana, panni di seta, prodotti di lusso, comunque prodotti per classi medio-alte. Quindi alla fine la domanda era rigida, perché comunque le classi medio-alte erano una minoranza. Ma questo cambiamento di tipo di merce, no?
corrisponde a un cambiamento di organizzazione della produzione industriale, in particolare a livello tessile, cioè un nuovo tipo di industria che prende il nome di domestic system, non a caso inglese, oppure anche putting out system. In che cosa consiste? Allora, teniamo presente che secondo la tradizione medievale, nelle città che si erano sviluppate nel Medioevo, nel Rinascimento, per quanto riguarda l'Inghilterra, proprio forse giusto soprattutto Londra, poniamo il caso di Londra, nelle città l'attività industriale era organizzata nelle corporazioni. Le corporazioni, questo ovviamente anche nelle Fiandre, anche in Italia, anche a Milano, anche a Firenze, nelle corporazioni, arti o corporazioni. C'erano l'arte dei produttori di tessuti di cotone, di chi colorava i tessuti, no? Dei tintori, eccetera, eccetera, ma tutte le singole corporazioni erano vincolate a un regolamento che era legge, perché poi diventava legge del comune, dello stato comune. Questo regolamento stabiliva la qualità della produzione, cioè diciamo la qualità della materia prima, quindi la qualità poi del prodotto finale, la quantità della produzione, cioè ogni singolo artigiano tessile del cotone poteva produrre al massimo tot, una certa quantità, non più di una certa quantità, per evitare la concorrenza reciproca. E i prezzi erano, sempre per lo stesso motivo, erano tutti stabiliti, regolamentati, tutti uguali. Non si poteva fare appunto concorrenza sui prezzi. E anche i salari della manodopera, degli operai, chiamiamoli pure operai, anche se erano più che altro artigiani, però dipendenti di un artigiano ricco, padrone, eccetera, della bottega, degli strumenti, eccetera. Comunque, i salari erano dei lavoranti, erano fissi ed erano, cioè c'era il salario minimo, non so se avete sentito parlare oggi, in questi giorni. Cioè gli operai, i lavoratori, i dipendenti erano molto garantiti. Tutto questo anche in nome dell'etica del lavoro imposto dalla Chiesa ancora cattolico romana. Un'etica che imponeva un limite, no, alla smania di profitto, perché il profitto in se stesso non è un bene. Il denaro per il denaro non è un bene, tanto è vero che almeno nei primi secoli del basso medioevo la Chiesa proibiva il prestito del denaro, poi attenua e mette dei limiti anche lì. Ok, quindi invece, allora anche a Londra fino più o meno fine 500, inizio 600 vigeva questo sistema, ma emergono dei nuovi giovani mercanti, imprenditori che non, magari non, appunto, per entrare nelle corporazioni, per aprire una bottega di produzione di panni di cotone, bisognava chiedere il permesso e avere l'autorizzazione della corporazione. E la corporazione limitava il numero, no? C'era un, perché? Perché per evitare la concorrenza, per mantenere comunque dei profitti accettabili. Allora questi nuovi mercanti imprenditori
vanno nelle campagne, vanno nei villaggi di campagna, danno ai contadini, alle famiglie contadine, un filatoio, un telaio, gli forniscono la materia prima, cotone grezzo piuttosto che il filato di cotone, e poi no, fanno lavorare a cottimo, cioè pagando non l'ora come, non ad ora, ad ore di lavoro, come appunto gli operai delle corporazioni, ma a quantità di prodotto, in base alla quantità del prodotto, si dice a cottimo. Allora, i contadini, le famiglie contadine naturalmente accettavano perché era un'integrazione del loro reddito, no, chiaramente lo facevano fare alle mogli, alle figlie, erano lavori che venivano, mentre i maschi andavano a lavorare, magari no, andavano a lavorare nei campi, però appunto un reddito aggiuntivo. Ma questi nuovi mercanti imprenditori potevano ovviamente fare quello che volevano, nel senso che non avevano nemmeno bisogno di licenziare se la domanda diminuiva, perché bastava non portassero più la materia prima, non c'era nessun tipo di contratto, non c'era nessun tipo di regolamentazione, di controllo. Quindi quando gli conveniva portavano, quando non gli conveniva non portavano, poi ovviamente ritiravano, pagavano a cottimo, quindi pagando a cottimo ovviamente si paga molto di meno, poi appunto i contadini non vivevano di quello che, ma, e dunque prezzi molto minori, costi molto minori, e in particolare costo della manodopera molto minore, e dunque possibilità di vendere a prezzi più bassi e quindi di sconfiggere la concorrenza invece degli artigiani, bottegai, delle corporazioni, il sistema invece corporativo. In altre parole, il domestic system batte sempre di più concorrenzialmente il sistema corporativo, il tradizionale antico sistema corporativo. Certo, con una diminuzione della qualità del prodotto, ma come, no, perché? Perché è chiaro che le mogli, i figli e le figlie, no, di una famiglia contadina non sono artigiane specializzate, però appunto col vantaggio di poter vendere a più persone, a più consumatori, perché il prezzo è più basso. In questa maniera, sono dilungato pure troppo, progressivamente i produttori, i mercanti dei paesi europei settentrionali tolgono sempre di più fette di mercato ai produttori, mercanti dei paesi meridionali, e in questa maniera le ex aree sviluppate invece retrocedono, le aree economicamente sviluppate dell'Europa alla fine del 600 sono appunto i Paesi Bassi e l'Inghilterra, un po' la Svezia, un po' la Francia del nord-est, cioè, ok? Quindi questo è un primo germe di capitalismo, il domestic system è un primo tipo di capitalismo industriale, di capitalismo che si applica all'industria, ma poi vedremo che poi si passerà a un sistema molto più produttivo, il factory system, ma questo alla fine del 700, inizio dell'800, ci vuole del tempo, ma a questo cambiamento, o possiamo anche dire all'inizio del capitalismo industriale, corrisponde anche l'inizio del capitalismo agricolo, agrario. Allora, il domestic system produceva anche panni di lana, sempre, e quindi chiedeva
mano a mano che si sviluppa c'è una domanda da parte dei mercanti imprenditori lanieri, c'è una domanda di lana e naturalmente questo stimola una diffusione degli allevamenti degli ovini, degli allevamenti delle pecore e che infatti si allargano, crescono con ovviamente la crescita dei pascoli, perché più pecore, no, vuoi allevare più, no, più maggiori pascoli sono necessari. Effettivamente i pascoli si estendono dando luogo al fenomeno delle enclosures, in inglese enclosure. Traduzione, recinzioni, cioè l'economia agricola medievale si basava sui campi aperti, sulle terre comuni aperte, non c'erano muretti, non c'erano recinti. Perché? Perché ogni villaggio contadino, certo, in un villaggio contadino, ogni famiglia aveva il suo appezzamento, ma poi i diversi appezzamenti, che erano tutti contigui, si coltivavano insieme. E quindi le recinzioni sarebbero state controproducenti. Si coltivavano insieme e poi si divideva a seconda della quantità delle proprietà delle terre delle diverse famiglie. Poi c'erano le cosiddette terre comuni dove tutti potevano accedere per far pascolare gli animali, ma alcuni contadini, ma anche alcuni possidenti terrieri della piccola nobiltà, la cosiddetta gentry, decidono di recintare le proprie proprietà, comprano le proprietà di contadini impoveriti, comprano o usurpano in certi casi con la forza le terre comuni per dare inizio ad una gestione invece privata, imprenditoriale dell'agricoltura e dell'allevamento, in particolare dell'allevamento delle pecore che erano richiestissime, la cui lana era sempre più richiesta, quindi si guadagnava tantissimo. Dunque, seconda grande novità, appunto, l'inizio del capitalismo agrario, del capitalismo dico l'ultima cosa, poi facciamo un intervallo. Capitalismo anche perché i nuovi proprietari, affittuari, imprenditori assumono manodopera dipendente, braccianti, non fanno tutto da soli o non fanno in comunità come facevano appunto i villaggi contadini, no, assumono dei contadini poveri come braccianti, cioè come salariati, ok? Quindi questo, per questo si configura, concludo, un rapporto, diciamo, contrattuale di tipo capitalista. Ne riparleremo.